Norvegia. Non è così malvagia la Norvegia, eh? Non è così malvagia, alcuni buoni specialisti, però non completa per poter competere fino in fondo. Scompare la bandiera norvegese, compare quella dell'Ucraina. Zeltiakov, Ocinnikov, Kesil e Bukov. Sempre un po' di timore per l'Ucraina, per le loro capacità, però il meglio arriva in coda, con Bukov, in parte con Kesil, e nella mista questo è un ritardo che non ti puoi permettere. E poi dopo l'Ucraina si torna su con la Romania, Angel, Nikuzan, Popescu e Dinu. Beh, sacrificano Popovici, evidentemente hanno capito che non c'è molto da chiedere nella velocità pura all'idolo di casa. Sventolano le bandiere della Romania, ma ora tocca al Portogallo. Costa, Lopes, Ribeiro e Nascimento. Che vorrebbe fare quello che ha fatto ieri la Grecia, sorprendere tutti e infilarsi così, all'improvviso, in zona medaglia. L'ingresso dei Paesi Bassi in corsia numero 3, Puz, Courbeau, Nieuwold e Simons. Hanno dovuto un po' arrangiarsi, mettere lo stilibro sul dorso e mescolare un po' le carte. Non sono così specifici come nella velocità dello stilibro, ma un buon team. Gran Bretagna, Morgan, Goodburn, Peters e Richards. Da scoprire le prime due frazioni, nelle seconde due valgono l'Italia e questo li rende estremamente pericolosi. E la staffetta campione in carica, il tricolore italiano, Mora, Martinenghi, Ceccon e Zazzeri. Beh, una grandissima qualità in tutti e quattro reparti e questa è la nostra grande caratteristica ed è quello su cui faremo leva, anche se non abbiamo quel Martinenghi di un paio di stagioni fa che aggiungeva ulteriore velocità e treno alla macchina azzurra. Dopo l'ingresso per corsie alternate, carte mescolate, rimettiamo ordine dall'alto al basso: Norvegia, Romania, Olanda / Paesi Bassi, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Ucraina e Turchia. E la finale europea 4x50 mista maschile, l'Italia rimette in palio il titolo conquistato a Kazan 2 anni fa. Si comincia con il dorso per gli azzurri in acqua, Lorenzo Mora, aggancio al device e tra poco momento della verità. Lorenzo Mora subito a cercare di spingere il più possibile con la subacquea, bene, occhio all'uscita. Italia davanti nella prima parte di gara, nella prima frazione con Lorenzo Mora, virata con Lorenzo che ha un piccolo margine di vantaggio nei confronti della Romania che con Angel sta cercando di spingere il più possibile. È un Lorenzo Mora devastante rispetto agli avversari, almeno in questa prima parte di gara. Italia da 22,98, prima posizione, adesso tocca alla rana Nicolò Martinenghi. Lanciato perfettamente, 22,98, torna sotto i 23 secondi, Mora non poteva fare lavoro migliore. Una macchina adesso, quella lanciata da Martinenghi e da Mora, che ha un vantaggio già determinante. Via, via, via così con l'Italia nettamente al comando. Nicolò Martinenghi quasi si schianta sulla piastra, il cambio con Thomas Ceccon nel Delfino, lo stacco a 0,28. Per il momento non ci sono cambi a rischi per l'Italia, un'Italia che vola rispetto al resto della vasca, rispetto al resto della concorrenza. Sotto 10 secondi l'andata di Thomas Ceccon, 9,82 per fare 25 metri adesso dalla parte opposta e poi toccherà Lorenzo Zazzeri con la Gran Bretagna che prova a recuperare il vantaggio dell'Italia, però è enorme. Zazzeri che stacca 0,22, le bracciate dell'azzurro con Gran Bretagna e Paesi Bassi che provano a mettersi in scia, vantaggio acquisito enorme. Italia vicinissima alla conferma, sempre con un'occhiata anche al cronometro. Lorenzo Zazzeri e la staffetta azzurra volano verso il gradino più alto del podio, medaglia d'oro, Italia campione d'Europa. E il tempo con cui si chiude il tutto, 1:30,78, neanche troppo lontano o lontanissimo dal record del mondo. Italia sul tetto d'Europa, si diceva, davanti a Gran Bretagna e Olanda. La conferma che nell'insieme di squadra, quattro stili da mescolare, siamo i più forti.
Ma questo è molto importante, ritrovare il successo in una staffetta mista dopo quello che è successo quest'estate, cambi assolutamente regolari quelli dell'Italia, per cui nessun timore sotto questo punto di vista per una classifica che ancora non è stata ufficializzata. Italia che aveva bisogno di un risultato anche in chiave campionato europeo. Intanto direi che ci sia piena soddisfazione del team, mancava l'oro, non poteva sfuggire a questa staffetta mista, troppo superiore rispetto al contesto generale, come hanno dimostrato i ragazzi frazione su frazione. Che gara, abbiamo preso il volo fin da subito, il cambio a rischio è l'ultimo cambio della Romania, per le prime tre posizioni non ci sono problemi, quindi Italia, Gran Bretagna e Olanda. Ci chiede la linea la zona mista. Guarda questa ufficializzazione. Attenzione. Mentre sistemiamo il traffico in zona mista, alla fine è stata squalificata la Turchia, che aveva un cambio a rischio come la Romania. Romania che invece è stata salvata a 0.00, quasi il cambio perfetto. Ricordiamo che sono 3 centesimi di margine in negativo per poter dire cambio regolare. Sì, esattamente, Romania bene in sesta posizione, però insomma noi abbiamo guardato prevalentemente la testa della corsa. È tornata la zona mista, allora aspetta, c'era stato un problema, vedo agitarsi Elisabetta Caporale, altrimenti portano via i nostri ragazzi, vai Elisabetta. Sì, esatto, mi agito perché devono scappare, Martinenghi. Sì, contentissimi di aver confermato la nostra leadership in Europa. Veniamo da 2 anni da Recco del Mondo, quest'anno sappiamo che non eravamo tutti al 100%, perciò comunque una gara come questa è un'ottima gara che tira su tanto l'animo sicuramente. E niente, questo è quello che vi saprò dire io per ora, e ora lascio la parola a loro che dobbiamo scappare dalle prime azioni, scusate. Poi vogliamo vederla la medaglia d'oro, Thomas Ceccon è arrivato finalmente, l'acuto che dopo tante medaglie, perché comunque l'Italia è andata a medaglia. Sì, primo titolo oggi, sono contento sia della mia prestazione abbastanza, sia insomma della staffetta. Come diceva Nicolò, non siamo al massimo, però bene, primo titolo, penso che ci possiamo ritenere soddisfatti. Lorenzo Mora, l'hai lanciata tu, l'hai lanciata con molta energia perché volevi ottenere qualcosa. Sì, sono contento del mio tempo, sono contento per la staffetta di averlo vinto, mi piace davvero tanto fare le staffette, quindi diciamo che è sempre un motivo per cercare di tirare fuori quel qualcosa in più rispetto all'individuale. Andatela a prendere questa medaglia, l'ultimo, Lorenzo Zazzi. Sono contento, ho fatto un'ottima frazione, meglio anche di ieri, oggi nel 50 mi sentivo molto bene, è un privilegio per me poter fare queste staffette perché oltre a portare in alto l'Italia ci divertiamo tanto, quindi è bello. Andatevela a prendere e poi tornate da me. Grazie Elisabetta, stavo dando un'occhiata nel frattempo che aspettiamo la premiazione ai tempi degli azzurri, che ovviamente mediamente sono i migliori di tutti, ma come peso specifico in ottica finale 50 stile libero vedevo quel 20 e 43 di Zazzeri. È vero che Proud non era impegnato, ma insomma 20-43 lanciato conferma anche quello che lui stesso ha detto. Ma diciamo che si è verificato quello che era già successo nell'estate del 2022, quindi l'Italia che vince la staffetta mista con ogni frazionista che segna il miglior tempo in assoluto del lotto generale, miglior dorsista, Mora, Martinenghi, il migliore Arana, Ceccon, il più veloce Delfino e poi Zazzeri, approfittando appunto anche dell'assenza di Proud, migliore anche lui nello stile libero. E, insomma, quando ti presenti con un quartetto di questo tipo è difficile andare a sconfiggerti, ma la verità è che gli azzurri stanno a gareggiare molto bene in questa staffetta, l'hanno dimostrato nel corso del tempo, hanno ottenuto risultati addirittura sensazionali, un record del mondo è pesante in una staffetta, in una prova d'insieme, anche considerando che da un po' di tempo la meglio americani, anche se non al 1000 per 1000, gareggiano anche i mondiali di corte, quindi sono avversari diretti, ma spesso non riescono a sconfiggere gli azzurri. In corta non ci sono problemi, se così la vogliamo dire,
per l'intercambiabilità di Ceccon tra dorso e delfino. Per quello che riguarda la staffetta in lunga, il delfino, se Ceccon fa il dorso, serve ricambio. La rana ce l'ha, lo stile libero pure, il dorso si può comunque ipotizzare un mora al posto di Ceccon se metti Ceccon nel delfino. Sì, non è un problema di Ceccon dove lo piazzi lui va. È un problema se manca il dorso o il delfino. È un problema di chi collochi al posto suo e la differenza che ti fa in vasca lunga, il differenziale tra lui e colui che è il secondo dorsista al momento è 2 secondi, quindi è un abisso, non lo puoi cambiare. Se metti Ceccon a delfino, probabilmente oggi come oggi è il più forte delfinista in Italia. Però non ha un margine così marcato e quindi dai ragione a me, hai preso la circonvallazione, ma bisogna capire non, il delfino non posizione di tutti è molto individuale. Ad esempio Noè Ponti, che abbiamo visto oggi vincere con il record europeo, non farà i campionati del mondo. La squadra americana, che in grossa parte non frequenterà il mondiale di Doha, avrà degli elementi come Kate Douglas, fantastico, Claire Curzan, altra straordinaria atleta, che invece al pari di altri ovviamente saranno presenti al mondiale di Doha, e questo per definire un po' le scelte e la difficoltà nel mettere sullo stesso piatto e pesare un'annata con l'altra. Questa fa proprio base su se stessa. Vi ricordo anche che se sarà possibile, ma questa è questione di segnale internazionale, non dipende da noi, cercheremo di ascoltare gli azzurri ancora con la medaglia al collo in zona mista. Se non sarà possibile, le loro dichiarazioni con questo oro verranno proposte naturalmente, con questo oro al collo, verranno proposte negli spazi informativi. Olanda, terzo gradino, bronzo, terzo gradino del podio per Jesse Putz, Kaspar Corbeau, John Niewold e Kenzo Simons. Se la sono giocata in leggera rimonta, non erano partiti benissimo. No, l'Olanda comunque non ha nella staffetta mista lo stesso potenziale della staffetta veloce, tante caselle che vanno un po' improvvisate per loro e questo alla fine pesa. Diverso invece il discorso per la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, che ha una staffetta mista eccezionale, noi condividiamo con loro il record europeo in vasca da 50 metri, per dare una dimensione. Gran Bretagna, che ha fatto argento dietro agli Stati Uniti all'ultima Olimpiade nella staffetta mista maschile, però ha un problema oramai storico con il dorso, primo aspetto, è legata in maniera strettissima alla devastante frazione a rana di Adam Piti, che qua non è presente perché ha avuto un problema medico più o meno una settimana fa e che comunque in vasca corta non è così performante come in lunga. Insomma, ci sono diversi aspetti che l'hanno portata molto distante dall'Italia di oggi, che invece in vasca corta mi sembra che gareggi molto bene. La scritta Go Oliver per Oliver Morgan, che ha aperto la staffetta ad oltremanica, poi Goodburn, Peters e Richards, medaglia d'argento. La sensazione comunque è che anche se avessero schierato Benjamin Ben Proud, il risultato non sarebbe cambiato. No, la staffetta era chiusa dopo la frazione a rana, con quel distacco non si rientra. Avresti dovuto avere dietro due Caleb Dressel nei massimi momenti, uno nel delfino, uno nello sì, stile libero. Primo, non è possibile mettere un atleta due volte, secondo anche non è neanche inglese anche perché dare il cambio a se stessi dura, cosa fai? Tocchi la piastra, sali sul blocchetto e ti rituffi. La vedo difficile. Italia, ci siamo, proclamazione ve l'abbiamo voluta far sentire, la voce dello speaker della manifestazione. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, vicinissimi al record dei campionati, non troppo distanti dal record mondiale che appartiene all'Italia, ma soprattutto, al di là dei tempi che cambiano, quello che non cambia è il risultato, e per la mista azzurra maschile significa oro. Questa è una staffetta nata sull'asse Martinenghi-Ceccon, che gareggiano insieme da quando erano ragazzini,
che nel corso degli anni hanno trovato un'alternanza intorno a loro, però è una staffetta costruita, se vogliamo, nel modo migliore per essere efficaci nella mista, con una partenza devastante, dorso e rana, dove molto spesso fa il break assoluto nei confronti degli altri team, e noi abbiamo trovato questi due talenti pazzeschi in contemporanea. E per i nostri ragazzi, medaglia d'oro al collo, tartaruga mascotte, e poi momento sempre atteso, il nostro inno nazionale. L'inno più bello del mondo, applausi per l'Italia, tradotto in questo caso Mora Martinenghi Ceccon Zazzeri. Noi siamo quasi ai titoli di coda, proviamo ad aspettare un po' per vedere se riescono a tornare da Elisabetta Caporale, in realtà un pochino ne dubito.